Cuccioli e Campioni. Questa sera siamo in compagnia degli esordienti del 2006 del Pescara e più tardi, come di consueto, arriverà un calciatore dalla prima squadra. Noi salutiamo Bruno Nobili. Ciao Bruno, il nostro coach che è sempre con noi, e vi ricordiamo che Cuccioli e Campioni va in onda tutte le settimane per portare nelle vostre case un confronto, una sorta di confronto generazionale tra il Pescara di oggi, quello che disputa il campionato di Serie B, e le nuove leve biancoazzurre, chiamiamole così. Loro sono i ragazzi della scuola calcio oppure del settore giovanile che giocano, sognano, fanno anche tanti sacrifici immaginando un futuro da campioni, ma per ora loro sono i nostri cuccioli. E noi salutiamo un graditissimo ospite di questa sera, Guerino Diomede, ex dirigente sportivo, imprenditore, ex calciatore, che ha tanto tanto da raccontare sul rettangolo di gioco e sulle esperienze adesso collegate. Grazie per essere qui, Guerino. Grazie a voi per l'invito. E poi abbiamo il mister degli esordienti 2006, Filippo D'Alessio. Buonasera. Buonasera a tutti. E con lui dirigente accompagnatore Mario Di Giacomo. Buonasera. Buonasera. Iniziamo questa volta, contrariamente a quanto facciamo in ogni puntata, proprio dai mister. Mister D'Alessio, insegnare il calcio all'età di 12 anni, che cosa comporta per un allenatore? Beh, io toglierei la parola insegnare, perché noi allenatori possiamo insegnare poco e devono essere loro a imparare dalle esperienze, e quindi la nostra bravura, la bravura di un allenatore deve essere quella di metterli diciamo nel metterli in grado di imparare da soli, di sbagliare e crescere in maniera autonoma. Naturalmente noi dobbiamo essere bravi a proporre esercitazioni, giochi, sfide che possono andare a sviluppare in loro determinati aspetti. È un po' quello che succedeva una volta in strada, dove non c'era l'allenatore che ti insegnava come stoppare la palla, però era il gioco che ti portava a fare determinate scelte. E se un giorno giocavi su un campo di terra, un giorno giocavi in un campo in erba, sicuramente dovevi modificare il modo di trattare la palla. Quindi quello che dobbiamo cercare di fare noi formatori è proprio quello: riproporre quello che un tempo era sulla strada, perché i campioni veri vengono da quel mondo. Quindi dovremmo insegnare qualcosina in meno e far vivere qualche esperienza in più a loro. Bruno, la parola insegnare va dunque eliminata a questa età? Ma no, non direi del tutto, però è vero che deve mettere il ragazzo di fronte al gioco, e più tempo passa nell'allenarsi, nel fare i movimenti che fanno i calciatori, eccetera, e più impara. Questo è ovvio. Poi è chiaro che l'allenatore magari può in qualche modo illustrargli o fargli vedere. Più facile fargli vedere, perché i ragazzi imparano più visivamente, fargli vedere anche dove sbagliano, come sbagliano, e cercare di correggere gli eventuali errori. Guerino Diomede, che tanti conoscono come Cicci, è stato un calciatore, ha giocato alla Sernitana, nell'Alternana, in altre squadre. A 12 anni era molto diverso, quando avevi tu 12 anni era molto diverso l'allenamento, l'insegnamento, se vogliamo utilizzare questa parola, vero? Io a 12 anni giocavo in mezzo alla strada. Allora le macchine passavano una ogni tre quarti d'ora, mezz'ora, per cui mettevamo due mattoncini in mezzo alla strada e giocavamo lì. Lì, quello è stato il nostro primo campo di calcio, la strada, che ci ha insegnato tanto. Devo dire che ci ha insegnato tanto. Io credo che la prima partita con una squadra, la Virtus Pescara, la feci a 14 anni. Quindi a 14 anni ho cominciato a giocare, poi con la Virtus giocava anche il povero Bruno Pace, che era un po' più grande di me. E abbiamo giocato anche per un periodo insieme, per cui veramente sono dei ricordi incredibili e eccezionali. Il mio primo campo sportivo è stato il campo Rampigna. Ed è sempre bello ricordare Bruno Pace, ti ringraziamo per questo assist che ci hai dato. Ragazzi, vogliamo riflettere su questo: lui giocava in mezzo alla strada, come vi sentireste oggi se doveste praticare il calcio in mezzo alla strada con le macchine che passano ogni tre quarti d'ora, e quindi quando passano le macchine fate spazio?
Chi vuole commentare? Vai, no, Francesca. Beh, è una bellissima esperienza giocare sulla strada, anche perché mi trovo in questa situazione vivendo in un paese. Dove molto vivi? Bello. È vicino Vasto, Cupello. È molto bello, ti insegna tante cose. Comunque è diverso giocare su un campo di calcio, cioè l'asfalto e l'erba, l'erbetta. Quindi ti insegna molto. Quindi tu vivi questa doppia esperienza, giochi sul campo e giochi anche in strada. Complimenti, facciamo un applauso. Quindi si possono imparare tante cose anche a 12 anni, insegnare anche a 12 anni, come nel tuo caso. Invece torniamo a te, Guidolino Mele, poi sei stato 8 anni dirigente del Lanciano, hai contribuito a quello che è stato un piccolo miracolo della società rossonera. Penso proprio di sì. Perché in una realtà come quella di Lanciano fare per abbiamo fatto 3 anni di prima divisione, la serie C diciamo, e poi 5 anni di serie B, penso che sia un piccolo miracolo, se non proprio un grande miracolo. Però purtroppo poi gli eventi hanno voluto che finisse questa bella storia. D'altra parte gli investimenti erano sempre più cospicui, per cui era difficile continuare spendendo sempre molti molti soldi, per cui abbiamo cercato che qualcuno ci desse una mano, nessuno ce l'ha data, e quindi alla fine ecco perché io dico tenetevi stretto il presidente. E poi non, che i tifosi non si lamentassero quando vengono venduti i giocatori più importanti, più giovani, perché vendendo i giocatori si possono fare i campionati successivi, se no. D'altra parte Sebastiani non ha un bel camice bianco, un turbante in testa, non è uno sceicco, non è un petroliere, per cui alla fine dell'anno i conti devono tornare e in qualche maniera bisogna fare. Oggi tu hai un'attività imprenditoriale di cui ti sei sempre occupato e continui ad occuparti, il calcio lo segui da spettatore comunque assiduamente. Certo, è sempre la mia passione. Il Pescara in particolare. Pescara, vedo tutte le partite che ci sono in televisione. Pescara, Serie A, campionati stranieri, vedo tutto. E quindi oggi avrai veramente tante tante cose da dirti, anche tu poi dovrai sottoporti alle domande dei nostri cuccioli. Andiamo subito a vedere le immagini e a seguire le interviste che abbiamo realizzato in esterna con gli esordienti 2006 che si allenano. Vogliamo ricordare dove vi allenate, mister? Sì, al Poggio degli Ulivi. E con che cadenza vi allenate? Ci alleniamo 3 volte a settimana, il martedì, il giovedì e il venerdì, e poi il fine settimana abbiamo una partita. Come sta andando il vostro campionato? Bene, la crescita dei ragazzi dalla prima giornata adesso è stata positiva, soprattutto da un punto di vista della personalità, della tranquillità con cui si gioca. La prima partita abbiamo avuto un po' troppa attenzione, e quindi le potenzialità sono venute un po' meno. Poi nel tempo siamo stati bravi a giocare con meno ansia e quindi le potenzialità sono uscite fuori. Allora, vediamo mister D'Alessio al lavoro proprio al Poggio degli Ulivi insieme a Max Mucciante. Questo è il gruppo del 2006 che ho allenato già l'anno scorso. Quest'anno si sono aggiunti dei nuovi ragazzi, altri ragazzi sono andati via. Stanno crescendo giorno dopo giorno, sia in maniera naturale dal punto di vista fisico, dal punto di vista della struttura, e anche dal punto di vista calcistico riguardo ai concetti e principi di gioco che cerchiamo di sviluppare durante gli allenamenti. Naturalmente il processo di crescita è un processo di crescita lento, perché credo che tutto ciò che cresce lentamente mette radici più profonde, quindi i risultati sono risultati a lungo termine, il fatto di averli per 2 anni consecutivi mi sta aiutando in questo, perché sto portando avanti dei concetti che abbiamo cercato di sviluppare già lo scorso anno. Thank you.
la mentalità può cambiare, c'è sempre una scintilla che può, diciamo, scoccare, però dobbiamo essere noi formatori a cercare di accendere il fuoco che hanno dentro, perché spesso si dà colpa ai bambini, ai ragazzi che non si impegnano, ma spesso siamo noi formatori che abbiamo proprio il compito di accendere il loro qualcosa. Io cerco tramite il gioco di far venire fuori le loro massime potenzialità senza inculcare delle nozioni e delle istruzioni. Bene, torniamo a Cuccioli e Campioni, facciamo un applauso al vostro mister, ragazzi. Allora, commenta questa intervista, ha detto delle cose sì, belle, il mister, come trovi? Secondo me ha detto delle cose giuste, perché ha detto delle cose giuste. È vero, proprio così il mister, come l'avete sentito, sono le cose che dice poi a voi in campo. Sì. E com'è il vostro mister? È molto pignolo, è severo, no. È dolce, com'è? Non è pignolo intanto. No. Cioè, certe volte ci fa tipo delle strillate e lo dice per il nostro bene. Però per il vostro bene. Capita poco. Che cosa vi rimprovera quando si arrabbia il mister? Forse... Quando sbagliamo di avvicina il microfono? Quando sbagliamo dei passaggi, oppure quando ci mettiamo poca voglia. Okay. E sulla disciplina invece cosa vi dice il vostro mister? Sentiamo qualcun altro sulla disciplina. No. Dai. Dai, che c'è un volontario. Secondo me un mister bene, molto simpatico. E speriamo. E? Speriamo? Sì. Bene. Sperate di... Che cosa sperate con questo mister? Quali sono i vostri obiettivi? Questo mister. Io studio troppe cose per lui. Ah, bene. Sì. Quindi hai tanti auguri da fargli, vorresti tante cose belle per lui. Sì. Bene, facciamo un applauso. Fatemi un applauso, ragazzi. Ti vogliono molto bene questi ragazzi. E adesso vediamo loro al lavoro sul campo del Poggio degli Ulivi, sempre insieme a Max Mucciante. Calcio da grande, però se non dovessi riuscire vorrei fare il medico come mio padre. All'inizio giocavo da attaccante, poi in una partita, siamo in allenamento, mancava il portiere, sono dovuto andare in porta e mi è piaciuto e allora da lì ho cominciato. Allora, le mie partite più belle sono state il rigore con l'Empoli, dei calci di rigore. E il primo rigorista ha tirato e la palla era centrale, non mi sono tuffato e l'ho parata. Allora, i miei sacrifici che faccio perché voglio diventare calciatore sono giocare meno alla play e fare più compiti. Questo è il mio terzo anno al Pescara, perché inizialmente giocavo alla Caldora. Ho iniziato a giocare a 4 anni e verso l'età di 8 anni ho avuto la fortuna di essere visto un torneo e quindi sono venuto a fare un provino con questa squadra. Inizialmente avevo mister Fabio Gianzante che ci aiutava molto, poi però è arrivato questo mister e mi ci sono trovato meglio. E vengo all'allenamento facendo anche molti sacrifici, però li faccio volentieri per divertirmi con questo sport e con questa squadra. In questi anni ho avuto qui molti insegnamenti, soprattutto quello di rispettare i propri sacrifici e di rispettare l'ambiente in cui si è, il mister e i compagni, ma soprattutto di rispettare se stesso, cioè venire al campo e non e allenarsi al massimo per non, diciamo, non buttare i propri sacrifici inutilmente. Poi un altro insegnamento molto buono per me è stato quello di essere esemplare, perché anche per questo quest'anno sono diventato il capitano di questa squadra. Fuori della scuola calcio siamo anche molto uniti.
Come infatti noi ogni sabato che il Pescara gioca in casa ci riuniamo allo stadio, di solito in tribuna, e con 6-7 persone del gruppo andiamo a vedere le partite. I nostri cuccioli, come si sono comportati in queste interviste, mister? No, bene, bene, bene. Hanno detto cose semplici e vere. Mm-hmm. Voi quindi state insieme da quanto tempo con loro? 2 anni. 2 anni, perciò vi conoscete proprio bene. Sì, sì. Mm-hmm. Abbiamo passato bel tempo insieme l'anno scorso. Abbiamo avuto la fortuna di fare tanti tornei fuori e quelli ci hanno aiutato a conoscerci ancora meglio, quindi dormire fuori, stare più giorni insieme ti aiuta tanto a conoscere loro e viceversa loro a conoscere noi. Ragazzi, tocca a voi adesso, vogliamo conoscervi. A proposito della conoscenza di cui parlava il mister, raccontatevi, a cominciare il vostro nome, cognome e ruolo. Buonasera, sono Samuele Baldacci e questo è il mio 3° anno al Pescara. Mi piace giocare a centrocampo e mi ispiro, cioè assomiglio come gioco a De Rossi, però mi piacerebbe diventare come Iniesta o Xavi perché hanno dei modi di giocare che sono le cose che mi devono far crescere, cioè andare poco allo scontro fisico perché magari ora sono un po' più grande degli altri, però poi potrei diventare come loro e quindi trovarmi in difficoltà, quindi avere un po' più di intelligenza calcistica. Che idee chiare, Guerino? Sorpreso, che sorridevi. Mentre... Poi ha scelto dei giocatori proprio robetta. Sì, robetta, no? Degli sconosciuti. Andiamo avanti. Buonasera, sono Nicolò Finamore. E sono 5 mesi che sono nel Pescara e mi ispiro a Fiorillo. Perché ti ispiri a Fiorillo? Ci vuoi dire perché? Cosa ti piace? Perché mi piace molto come gioca. Sei portiere? Sì. Sì. Buonasera, io sono Ariel Sufi. E da Pescara ci sto da 5-6 mesi. E il giocatore con... In che ruolo giochi tu? Mi piace giocare a centrocampo, anche in difesa e anche in attacco. Un jolly. Importante. Il mio idolo preferito, quello che voglio diventare, è come Messi, anche se è un po' difficile. Insomma, anche però tu hai scelto un giocatore qualsiasi. Andiamo avanti. Buonasera a tutti, sono Simone Dirino e mi piace giocare al centrocampo e io mi ispiro a Andrea Pirlo per le sue giocate creative che fa. Salve, sono Stefano Alberto, il mio ruolo è l'attaccante e il mio idolo è Ronaldo il Fenomeno. Il fenomeno. Buonasera a tutti, sono Alessio Pesoli e mi piace molto giocare come terzino sinistro, ma mi piace giocare anche come centrocampista e mi ispiro a Alexander Kolarov. Non ti ispiri a tuo padre? Papà. Il tuo idolo è Pesoli. Ecco, possiamo dirlo che lui è il figlio di Emanuele Pesoli, vice allenatore del Pescara, che salutiamo. No, però qualcosa in più ce la devi dire. Il rapporto con tuo padre com'è? Come calciatore? Speciale. Speciale, ma lui ti dà consigli? Interviene nella tua vita agonistica? Sì. Cosa ti dice? Quando viene a vedere le mie partite, per esempio, mi dice gli errori che ho fatto e le cose giuste che ho fatto. Mm-hmm. E quando mi dice gli errori io ci rimango male. Ci rimani male, però poi li segui i consigli? Sì, sì. Ma sono più gli errori o le cose giuste? Dipende. Grazie, andiamo avanti. Buonasera a tutti, sono Camillo Tatozzi, gioco al Pescara da 6 anni e il mio sogno più grande è quello di diventare un calciatore. Il mio idolo è Cafu per le giocate che ha fatto, ma anche per il modo in cui giocava. E io ricordo Camillo, perché è stato ospite anche l'anno scorso da noi, che ha già pronta in tasca l'alternativa. Sei sempre convinto che farai un altro lavoro se non riesci a fare il calciatore? Sì, quello del giudice, perché come ho già detto la mia famiglia, c'è la maggior parte... L'anno scorso volevi fare l'avvocato, adesso sei passato a giudice. Sì, aumentano le ambizioni. Avvicina il microfono. Sì, vabbè, poi sceglierò successivamente. Buonasera a tutti, mi chiamo Francesco Caprio, gioco da 3 anni al Pescara
E mi piace fare il terzino destro e mi ispiro, da grande vorrei diventare un calciatore professionista e mi ispiro a Marcelo per le sue giocate e la voglia che ci mette. Buonasera a tutti, sono Matteo Pifani, sono 3 anni che gioco al Pescara e mi piace giocare in attacco e il mio idolo è Piontek. Non è tuo padre il tuo idolo, no? Sì. Ecco, vogliamo dire che qui c'è un altro figlio d'arte, figlio di Massimo Epifani, allenatore dell'Alma Juventus Fano ed ex giocatore del Pescara. No, no, aspetta, anche tu qualcosa ce la devi dire. Anche tuo padre vede le tue partite, critico come Emanuele Pesoli? Quest'anno no. No, ma perché non c'è? Perché è impegnato? Perché non c'è. E se no, quando era qui, era a Pescara, ti seguiva sempre. E anche lui ti diceva le cosa correggere. Sì. Che cosa ti dice tuo padre per farti migliorare, ti dà dei consigli? Le cose negative e le cose positive. Ah, per esempio le cose positive, quali sono che ti dice? I movimenti. E tu lo segui? Sì. Bene, allora io approfitto anche per salutare Massimo Epifani e fargli un in bocca al lupo perché hanno la partita domani in casa dell'Imolese con l'Alma Juventus Fano, campionato di Serie C. Andiamo avanti. Buonasera a tutti, sono Luca Sebastiani, mi piace fare il portiere e mi ispiro a Buffon perché è una leggenda sia dentro il campo che fuori. E questo è il mio 7º anno nel Pescara. E ecco, fare una domanda anche a te perché anche tu hai un nome importante, Sebastiani non è tuo padre ma è tuo parente? È mio parente tipo... Alla lontana. Ecco, hai avuto modo di parlarci, non so, di discutere del futuro, magari un domani in prima squadra, non hai avuto la possibilità, però puoi farlo adesso, puoi dirgli qualcosa visto che hai il microfono, magari ti sta guardando. No, vabbè, ci puoi pensare, magari ti ne mette più tardi, vai. Buonasera a tutti, sono Francesco Ricciardi e mi piace giocare attaccante ala, mi ispiro a Suso, anche se essendo milanista da quando sono nato il mio idolo è sempre stato Marco Van Basten. E tu vieni da lontano, vogliamo raccontare da dove vieni? Vicino Vasto, Cupello. Quindi 3 volte alla settimana più le partite tu fai questo tragitto. Sì. Chi ti accompagna? Papà. E quanti sacrifici fai per riuscire ad allenarti, studiare? Comunque... Veramente i fa papà i sacrifici. Giusta osservazione. Comunque mi devo organizzare bene con i compiti, devo anticiparli. Comunque è andata un'ora, ritorno un'ora. E i compiti li fai prima? Li faccio prima e poi se la sera. La sera. E quando torni a casa sei stanchissimo? Abbastanza. Però lo fai perché sei proprio motivato, c'è questa passione che ti spinge. Sì. E qualcun altro che viene da lontano? Allora, raccontaci la tua storia, vai. Buonasera a tutti, sono Federico Di Francesco, gioco al Pescara l'anno scorso. Mi piace giocare difensore e centrocampista, giocatore a cui mi ispiro è Paolo Dybala. Uh-huh. Cioè io vengo da lontano come Francesco. Da dove? Da Montorri al Vomano, vicino Teramo. Ah, quindi anche tu. Più o meno è un'ora, 45 minuti, sera andata che ritorno, però i compiti li faccio la sera. Avvicina il microfono. I compiti li faccio la sera e la mattina dopo. Complimenti anche a te. Stiamo esaminando un po' le parentele, Federico Di Francesco niente a che fare, anche perché poi anche il figlio di Eusebio Di Francesco e Federico è un calciatore, ma è solo un caso di omonimia. Buonasera, sono Simone Di Rocini, ho 12 anni, e mi piace giocare attaccante e il mio idolo è Cristiano Ronaldo per le sue giocate e gli uno contro uno. Tu sei di Pescara? Buonasera a tutti, mi chiamo Cristiano Presutti, mi piace giocare a centrocampo, vengo da Prato della Peligna, vicino Sulmona e il calcio è la mia più grande passione. Anche tu? Un bel po' di chilometri? 45 minuti. E chi ti accompagna? Mio padre. Tuo padre e lo studio anche tu come te lo organizzi? Me li anticipo il sabato e la domenica o i giorni che non vado a Pescara qua. E da grande vuoi fare? Il calciatore. Mi chiamo Jacopo Cipriani e gioco al Pescara da più di sei anni. E il mio idolo è Giorgio Chiellini. E tu vieni da Pescara. Buonasera a tutti, sono Augusto Bando, vengo da Ortona, ho 12 anni e il mio... mi ispiro a Modric per le sue giocate estrose.
gioco a calcio da 9 anni e... E vuoi fare il calciatore? Mi piace giocare nel ruolo di centrocampo e attacco. Buonasera a tutti, mi chiamo Momo. Da dove vieni? Dal Senegal. E da quanti anni sei a Pescara? Questo è il mio primo anno del Pescara. Primo anno del Pescara, ma da quanto tempo sei in Italia? Da 4 mesi. Da 4 mesi? E già parli così bene l'italiano? Abbastanza. Bene, allora come ti stai trovando? Dici la tua esperienza, come vivi questa? Io trovo questa... molto bene qui. Uh-huh. E in che ruolo giochi? Io difensore centrale. Difensore. E il tuo idolo chi è? Andrea Gravion. Ah, Andrea Gravion, quindi proprio in casa, ancora per un po'. Speriamo che Andrea Gravion possa fare una bella... Il campionato lo finisce. Eh beh, sì. Andiamo avanti. No, aspetta, continuiamo con te. Il tuo sogno qual è? Quello di diventare? Diventare un grande calciatore. Grande già sei. Grande calciatore, bene. Sì. E giocare dove? Giocare a Pescara. Nel Pescara, bene. Il tuo sogno è il Pescara. Bene, andiamo avanti. Finito. Ah, è già fatto, però dei ragazzi che già hanno parlato, chi è che viene da lontano che non ce l'ha detto? Raccontaci, da dove vieni? Vengo da Furci, un paese vicino Vasto. E io tutte le volte che ci veniamo ad allenare vengo con Francesco, che ci accompagna suo padre, alcune volte mio padre, quando non c'è il suo. Quindi fate il giro Furci, Cupello? No, io parto dal mio paese con il pullman, e arrivo a Cupello e poi partiamo con il papà di Francesco. E la sera quando torni prendi di nuovo il pullman e torni No, la sera mi viene a riprendere mio padre. Quanto è lontano Furci da Pescara? Più di un'ora? 80 chilometri. Diciamo un'oretta, un po' meno. E anche tu come riesci a gestire tutti gli impegni, scuola, viaggio, calcio? Anticipo i compiti di scuola, alcune volte il sabato, la domenica e quando ho giorni liberi. Chi c'è ancora che non ci ha detto che viene da lontano? Bene, insomma, tanti sacrifici, mister. Grandi motivazioni. Sì, fanno dei piccoli ma grandi sacrifici, perché la loro età non è facile. Poi l'impegno che ci mettono è veramente esemplare. Ogni allenamento danno il massimo. Sono educati, sono rispettosi con i compagni, sono attenti, sono svegli, sono anche vivaci. Oggi sono abbastanza inquadrati, forse per le telecamere, però sì. Sono ragazzi liberi di giocare, di divertirsi, però hanno una grande voglia di fare, di migliorare, perché sono consapevoli del fatto che l'allenamento è forse più importante della partita. Guirinorio Mere, colpisce la costanza, molti giocano da 7 anni, da 8 anni nel Pescara, a 12 anni. Sono nati giocando praticamente. No, è una grande passione. Evidentemente è una grande passione e poi giustamente fanno molti sacrifici, è vero. Perché venire da fuori, studiare, tornare a casa la sera stanchi, insomma non è una cosa che si fa così semplicemente, quindi vuol dire che sono animati da una grande passione, però ora loro devono divertirsi, non devono pensare di diventare grandi campioni, le cose, quello verrà in seguito se veramente ci si... Innanzitutto se si hanno le qualità anche fisiche, ma soprattutto ci vuole l'applicazione e quant'altro. Vedo che loro sotto questo aspetto sono ben preparati, però ora divertitevi ragazzi, la prima cosa è quella. Bruno, sui sacrifici che fanno? Ma spesso abbiamo in trasmissione criticato l'invadenza, no, dei genitori, di tanti ragazzi eccetera. Però dobbiamo anche spezzare una lancia a favore, perché qui il padre si deve prendere sto ragazzo, portarlo qua, ritornare. Insomma, sono dei sacrifici che fanno dei genitori da non sottovalutare. Eh sì. Sentiamo anche Mario, che è dirigente accompagnatore, che ne vede, a proposito di accompagnatori, i sacrifici dei genitori.
che rinunciano probabilmente anche loro a esigenze, magari anche al lavoro, per seguire i figli. Sicuramente lo fanno per il bene dei loro figli e per vedere i loro figli crescere in uno sport che a loro li appassiona. Il nostro compito, personalmente quello mio, è quello, vorrei menzionare anche un altro dirigente che è Bruno Di Stefano, che non è qui con noi oggi ma è sempre presente tutti i giorni al campo, è quello di sostituire un pochino, di essere dei punti di riferimento per la loro vita calcistica e non organizzativa, ed essere un sostegno, un punto di riferimento soprattutto con l'esempio. I calciatori hanno delle domande per Guerino Diomede. Allora, vai. Buonasera Guerino, volevo chiederti ad oggi come consideri la tua esperienza al Lanciano? Beh, è stata una bella esperienza sicuramente, un'esperienza che anche a me è costato qualche sacrificio, onestamente, però l'ho fatto molto volentieri, mi sono anche divertito, ho girato per tutti i campi d'Italia, e per cui l'esperienza è stata vera, ho conosciuto veramente tanti ragazzi, bravi ragazzi, bravi giocatori. Ricordate che prima di ogni cosa, prima di diventare un buon giocatore, ricordatevi che dovete studiare, ragazzi, la cosa più importante. Perché le due cose non è vero che non vanno d'accordo, vanno d'accordo, perché un ragazzo intelligente che studia, che va bene a scuola, sa applicarsi anche nel mondo del calcio. Facciamo un applauso a Guerino Diomede per queste parole sagge per voi. Buonasera Guerino, volevo chiederti quale consiglio puoi dare ad un calciatore della nostra età? Ecco, l'ho appena detto, tu oltre al calciatore vorresti diventare anche avvocato, giudice e quant'altro. Ecco, oggi quello che ti compete è studiare, la prima cosa è studiare, poi divertirti e giocare a pallone, che è la tua passione. Questo ti consiglio. Grazie. Sicuramente. Ancora? Buonasera Guerino, volevo chiederti questa domanda. Qual è il miglior Pescara, il Pescara più bello che tu hai visto nella tua vita? Beh, sicuramente quello di Bruno Nobili era sicuramente un bel Pescara, questo lo possiamo dire, ai tempi di Cadè, dove vedevamo veramente un bel gioco, è stato quello il primo bel Pescara. Poi c'è stato quello di Galeone, sicuramente c'è stato quello di Galeone, che veramente poi anche in Serie A ci ha fatto sognare, perché abbiamo visto delle partite bellissime. Grazie. Ancora? Buonasera Guerino, volevo chiederle se c'è un calciatore che lei ha contribuito a lanciare nel mondo del calcio. Beh, ce ne sono stati diversi, direi, perché io con i giocatori ho avuto sempre un ottimo rapporto. Ecco, quando... Team manager del Lanciano. Sì, veramente avevo della buona comunicazione con i ragazzi, avevo un rapporto ottimo. E ce ne sono stati diversi adesso. Ecco, mi piace ricordare Federico Di Francesco, con il quale sono anche tuttora costantemente in contatto, che sicuramente per lui sono stato, penso, una guida. Quindi vi sentite ancora? Sì, sempre, ma anche con gli altri. Non... Federico Di Francesco e il padre invece, anche il proprio padre, siete legati d'amicizia, no? Con Eusebio. No. Eusebio è stato il nostro primo allenatore. Ha iniziato la carriera a Lanciano. Allenatore anche del Pescara è stato. Sì, bene. E altra domanda per Guerino Diomede? Volevo chiedergli questa domanda, ma qual è la squadra a cui ti ispiri di più? A cui? Ti ispiri di più. Mi ispiro. Se dobbiamo parlare di organizzazione e tutto il resto, io direi, abbiamo un esempio lampante che è la Juventus, parliamoci chiaramente adesso, come esempio di società, di staff tecnico, partendo dallo stadio, partendo da tutte queste cose. Ecco, direi in generale,
sommando tutte queste caratteristiche, direi la Juventus è la squadra da, sicuramente da imitare. Domanda per Bruno Nobili. Cosa ne pensi della campagna acquisti del Pescara? Ora? Attuale? Beh, ancora penso che non è finita perché il mercato è ancora aperto, però sono già venuti dei ragazzi interessanti che penso che anche loro possano dare il loro contributo. Ora, in che misura non lo so, però penso che saranno senz'altro utili alla causa. Bene, grazie. Grazie, e noi adesso ci occupiamo della primavera, la primavera che come sempre fa parte della nostra trasmissione, perché non perdiamo una puntata senza parlarne. Tra l'altro c'è una partita molto importante che aspetta gli uomini di Zauri, che è, i ragazzi di Zauri, che è con la Lazio, Bruno. Eh sì, credo che siano le squadre che sono in questo momento più avanti di tutte, per cui è quasi uno scontro diretto. Ah, sì. E sentiamo Mattia Palladini, che appunto fa parte della Primavera del Pescara ed è un'ala, al microfono di Max Mucciante. Arrivo da San Benedetto del Tronto, sono arrivato qui all'età di 13 anni e qui è iniziato il mio percorso calcistico e umano. Qui ho appreso tantissime cose, oltre a diventare, diciamo, un discreto calciatore, sono diventato anche, e forse, un ometto. Ringrazio tutti perché questa è stata un'esperienza e sarà un'esperienza indimenticabile, perché comunque vada la mia carriera da calciatore, qui ho veramente appreso tantissime cose, sono cresciuto e ho imparato tantissimo, e quindi ringrazio tutta la società, ringrazio tutti i mister che mi hanno allenato e tutti coloro che fanno parte dello staff. Quest'anno devo dire che siamo un gran gruppo, siamo molto affiatati e penso che tutti abbiano lo stesso obiettivo, quello di raggiungere il primo posto. Ce la metteremo tutta per raggiungere questo obiettivo ed è giusto che noi continuiamo su questa strada lavorando giorno per giorno. Poi si vedrà. I miei obiettivi personali, penso come tutti gli obiettivi dei ragazzi, sono quelli di diventare un calciatore professionista, ma comunque vada penso di aver raggiunto un piccolo obiettivo in questi anni, che è quello di essere maturato e di essere diventato un piccolo uomo. Voi adesso ragazzi, siete pronti? Sì. Allora, Bruno, se ti dico Filippo Melegoni, cosa ti viene in mente? Beh, mi viene in mente un ragazzo giovane che però viene da un settore giovanile qualificato come quello dell'Atalanta, che ha fatto già diverse esperienze nelle nostre nazionali minori, per cui già pronto, come sta facendo, per il campionato di Serie B. E Guerino di Almede? Sì, è un buon giocatore, una buona gamba, cioè, solo che questi ragazzi che vengono dalle primavere molte volte non riescono a liberarsi dei retaggi giovanili, quindi giocare in Serie B bisogna avere molta tigna. Bisogna veramente essere determinati, perché se arriva prima sul pallone l'avversario difficilmente si può fare il gioco. E vediamo cosa risponde a questa tua osservazione il centrocampista del Pescara, Filippo Melegoni, a cuccia dei campioni. Sera. Ciao Filippo. Buonasera. Grazie per essere arrivato. Allora, vuoi rispondere all'osservazione che faceva il nostro ospite? Sì, sono d'accordissimo, nel senso
Diciamo che tra la primavera, ovviamente, un campionato professionistico come la Serie B c'è un livello molto diverso. E la cosa più importante, secondo me, è appunto lavorare su questo aspetto caratteriale, nel senso avere questa tigna, questa testa giusta, perché diciamo che qualità fisiche e tecniche non bastano più nel calcio d'oggi. Perciò, giustamente, sono d'accordo. Bene. Dal 10 agosto 2018 sei un giocatore del Pescara. Quante presenze in biancazzurro? 7. Un gol anche? Un gol. Un gol che non è servito perché contro il Perugia, no. Però per te che cosa ha significato quella? Beh, primo gol tra i professionisti, perciò diciamo una grande emozione, insomma. Per voi, chi è e cosa può fare Filippo Melegoni, mister? Beh, un ragazzo di sicuramente un'alta prospettiva, è giovane, giocare in un campionato a questa età sicuramente non è facile, quindi se lui c'è e sta giocando e sta facendo anche bene, significa che è un ragazzo che ci sa stare e ci può stare. Io quello che posso vedere in allenamento, quando mi affaccio, ho la fortuna di vedere lui allenarsi, è un esempio per i ragazzi l'atteggiamento che ha. Tutto qui. Mario Di Giacomo? Beh, che dire, è un ragazzo che viene da un settore giovanile importantissimo, mi sembra di aver potuto vedere di cristallino presente, mi permetto di dire anche di grande futuro. Mi fermo anch'io ogni tanto a vederlo, soprattutto in alcuni particolari come il tiro da fuori, le punizioni, e lì si vede, si può notare la classe cristallina. Tutte le altre condizioni che hanno descritto gli altri ospiti possono aiutarlo a diventare un giocatore di prospettiva futura e di presente e di un futuro roseo. Senz'altro roseo, glielo auguriamo. Grazie mille. E vediamo cosa ci racconta di te Massimo Profeta in questa scheda. Filippo Melegoni, 20 anni il prossimo 18 febbraio, ennesimo prodotto della cantera atalantina. Entra nel club nerazzurro quando ha 7 anni, dopo una breve militanza nell'Azzanese. Prima la scuola calcio, poi tutta la trafila, sino alla primavera. Capitano l'estate passata della nazionale under 19 di Nicolato, vice campione d'Europa. Non è ancora maggiorenne quando Giampiero Gasperini lo fa debuttare in Serie A nel 2017 in Atalanta Sampdoria. Poi l'estate scorsa l'allenatore nerazzurro, tra l'altro ex capitano del Pescara, lo consegna a Beppe Pillon per farlo crescere. Filippo Melegoni è uno dei migliori giovani centrocampisti italiani e in riva all'Adriatico vive la sua prima vera esperienza tra i grandi, che comincia sotto i migliori auspici. Schierato titolare nel confronto interno col Livorno, seconda giornata, il classe 99 stupisce tutti. Visione di gioco, corsa, tecnica, inserimento, tiro. Sfiora il gol nel primo tempo e si procura il rigore del 2-0 trasformato da Cocco nella ripresa. Confermato col Brescia fuori casa e sostituito da Canutè al decimo del secondo tempo. Non fa benissimo al Rigamonti, ma non sfigura neanche. Lì in mezzo con gente come Memuscia, Imacin e Brugman non è facile. Ritroverà una maglia da titolare addirittura dopo 10 giornate. 2 dicembre, trasferta di Perugia, altra prova molto positiva, nobilitata da un gran gol, quello del momentaneo pareggio, destro da fuori che lascia di stucco Gabriel, autentica prodezza balistica. In totale finora sono 7 le presenze, di cui 6 da titolare. Regista, mezzala o trequartista, Melegoni si adatta bene in qualsiasi posizione. Alto, longilineo ma molto dinamico, abbina un'ottima tecnica a un buon senso tattico e alla visione di gioco. Ammira Modric ma è cresciuto col mito di Zinedine Zidane. E grazie a Massimo Profeta per questo contributo. A 12 anni quindi tu dov'eri? 12 anni ero appunto nei giovanili dell'Atalanta e il ricordo più nitido che ho, diciamo che le mie giornate erano scuola e calcio. Comunque il tempo libero che avevo lo usavo per giocare con i miei amici a calcio ancora, perciò diciamo che già da lì avevo questa passione, questa diciamo ossessione, se si può dire così, per il calcio. Ragazzi, e adesso tocca a voi scoprire di più su Filippo Melegoni, vai! Buonasera Filippo, sono Luca. Vorrei farti questa domanda.
Qual è il compagno di squadra con cui hai stretto più amicizia? Allora, io per fortuna, diciamo che conoscevo già alcuni compagni, per esempio Bettella che è appena arrivato, Capone, conoscevo Antonucci e Monachello. Però, se devo dirti uno nuovo con cui ho legato tanto, è Frank Canutè, con il quale ho legato davvero molto e siamo stati compagni di stanza per un bel periodo, perciò si è creato un buon legame. Grazie. Guirino, Monachello è un bravo, è un buon amico anche, oltre che un bravo giocatore, sì. Lo conosci bene? Molto bene, molto bene. Però vedo che sta giocando poco, il mister evidentemente gli preferisce altri giocatori con altre caratteristiche. Comunque io credo, adesso ho sentito che forse va via, non va via, non si sa, ma sono sicuro che se rimane a Pescara saprà dare il suo contributo. Sei d'accordo, Bruno? Sì, io sì. Sì, sì. Penso di sì, ma è chiaro che un giocatore quando non ha posto è ovvio che non lo può dare il contributo, però se può entrare in campo io sono sicuro che non solo Monachello, ma chiunque possa dare un apporto notevole alla squadra. Anche tu dicevi, esatto, sì. Merita più spazio. Beh, comunque è un ragazzo che si impegna sempre, secondo me, perciò chi si impegna, secondo me, il suo spazio prima o poi se lo ritrova, diciamo. Andiamo avanti, ragazzi. Buonasera Filippo, sono Francesco e io vorrei porti questa domanda. Come ti sei sentito al tuo esordio con il Pescara? Allora, diciamo che ero concentratissimo, era una di quelle partite dove te le prepari, diciamo, le notti, le sogni, quelle partite lì. E secondo me la cosa più importante era, diciamo, stare tranquillo fino a un certo punto, nel senso concentrato, però non troppo teso, altrimenti rischi di magari di sbagliare un po', perciò alla fine devi divertirti, perciò con tranquillità ti diverti, cerchi di sbagliare il meno possibile, fare più cose giuste possibile, quello che viene, viene. Grazie. Prego. Buonasera Filippo, sono Buonasera. Federico e vorrei farti questa domanda. Chi è il tuo idolo e perché? Allora, il mio idolo è Zinedine Zidane, perché penso che aveva delle qualità tecniche ovviamente sopra la media, e riusciva, diciamo, con magari già lo stop o già di prima a inventare giocate che nessun altro riusciva a capire. Ok, grazie. Buonasera Filippo, sono Simone e voglio farti questa domanda. Da piccolo, che ruolo ti piaceva fare e perché? Allora, da piccolo avevo iniziato come esterno, cioè l'esterno d'attacco. Poi ho fatto un periodo punta, però a me piaceva di più, nel senso, mi piaceva fare gol, però mi piaceva rifinire, fare assist e così. Perciò l'allenatore mi spostò più dietro, verso il centrocampo, e da lì cominciai a fare mediano, mezzala. Diciamo che i tre ruoli al centrocampo è la mia posizione preferita. Grazie. Prego. Buonasera Filippo, volevo chiederti questa domanda. Quale difficoltà hai dovuto affrontare per diventare quello che sei oggi? Beh, sicuramente ci vuole tanto, diciamo, sacrificio. Io penso che tutto venga da, ovviamente, magari un po' di doti naturali che hai, ma tanto dall'allenamento. Perciò io sono uno che si allena un sacco anche a casa, magari, perché ho appunto questa cosa nella testa che mi dice di allenarmi, di fare sempre di più. Poi l'impegno, ovviamente, i sacrifici che devi affrontare, magari mangiare bene, non uscire la sera tardi, fare comunque una vita sana. Però alla fine se ti piace lo fai davvero tranquillamente. Venire a Pescara inizialmente è stato un sacrificio? No, assolutamente. Mi hanno parlato benissimo della città, infatti devo dire che mi sono trovato benissimo. Sapevi anche che ci sono dei giocatori che sono stati valorizzati qui, come Verratti, Politano, Caprari, quindi sei venuto anche su questa scia? Sì, sapevo che comunque i giocatori che sono stati qui hanno fatto un percorso importante, perciò è quello che proverò a fare io. Andiamo avanti? Ok, grazie. Prego. Buonasera Filippo, sono Jacopo e vorrei chiederti qual è stato il difensore che ti ha messo più in difficoltà? Allora, del Pescara intendi o in generale? In generale. Allora, del Pescara posso dirti, a me, abbiamo i difensori fortissimi, infatti tra tutti non saprei chi scegliere. Forse del, diciamo, difensore 1 in particolare non c'è, però c'è un centrocampista della Salernitana, Akpa Pro si chiama, quale correva molto, ci ha dato molto filo da torcere perché appunto correndo molto copriva tanti spazi, perciò coprendo tanti spazi facevi più fatica a giocare. Quindi lui, diciamo, è stato quello un po' che ci ha messo più in difficoltà. Ok, grazie.
Buonasera Filippo, sono Augusto e volevo farti questa domanda. Secondo te in un giocatore è importante la fantasia? Sì, assolutamente. Penso che sia una delle doti più belle che ci sia su un calciatore, nel senso difficile trovare anche al giorno d'oggi magari qualcuno che ti inventa giocate, e questo è quello che contraddistingue determinati calciatori, perciò è una qualità stupenda davvero. Ok, grazie. Prego. Buonasera Filippo. Buonasera. Io parto con questa domanda. Come fa per diventare grande professionista? Penso che, come dicevo prima, l'allenamento penso sia una delle cose più importanti. Nel senso, tu devi sempre dare il meglio di te stesso, curare il minimo particolare, diciamo. E soprattutto divertirti. Se fai tutto questo divertendoti non sarà neanche un peso allenarti più degli altri, fare sacrifici, come non uscire la sera. Perciò l'importante secondo me è questo. Grazie. Prego. Ciao Filippo. Ciao. Il 22 gennaio di 2 anni fa il tuo esordio in Serie A insieme ad Alessandro Bastoni. Volevo chiederti qual è stata la tua emozione. Allora, lì è stato un impatto molto forte, anche perché all'Atalanta lottavamo per andare in Europa e c'era lo stadio in fiamme, diciamo. Poi è stato bellissimo. Mi ricordo che lì ero molto teso. Però diciamo era da poco che giocavo con la prima squadra, in allenamento anche così. Però davvero ti sale un brivido lungo la schiena quando entri in campo, è una sensazione bellissima davvero. Con la Sampdoria all'esordio? Con la Sampdoria. Grazie. E invece l'esordio con il Pescara era con il Livorno, che appunto è l'avversario che incontrerete dopodomani. Sarà un Melegoni diverso che affronta questa squadra. Speriamo che sia migliorato. Andiamo avanti. Buonasera Filippo, sono Nicolò e vorrei porti questa domanda. Quali caratteristiche deve avere per te un portiere forte? Allora, portiere, io quelli con cui mi sono trovato più in difficoltà sono quei portieri un po', diciamo, estroversi. Diciamo, innanzitutto io penso, io mi intendo poco di portieri, però quando ho un portiere che magari ti sfida, ti fa vedere comunque delle parate un po' diverse dalle solite, capisci che ti mette un po' in difficoltà, nel senso sai più come tirare, diciamo ti rapporti in base a quello che fa lui, e vederlo che magari fa, non lo so, ti sfida comunque, come dicevo prima, ti mette un po' più in difficoltà. Grazie. Prego. Ciao Filippo, io sono Ariel e volevo farti questa domanda. Da piccolo, oltre al calcio, che sport volevi praticare? Io mi è sempre piaciuto anche il basket, l'NBA, infatti lo seguo tuttora. Però diciamo è una strada un po' più difficile da realizzare, però l'NBA. Ma basket hai giocato? No, mai. Sempre calcio, però NBA mi piaceva tanto. Buonasera Filippo, sono Simone e sono un centrocampista. Vorrei chiederti quali qualità devo avere per diventare un buon centrocampista come te? Io penso che centrocampista la cosa che mi aiuta di più è diciamo la visione di gioco, vedere e capire magari prima quello che succede. Nel senso, se prima che mi arrivi la palla io riesco a vedere il mio compagno smarcato un'altra parte, o vedere che l'avversario mi pressa magari o da destra o da sinistra, in base a quello rapporto il mio controllo o la mia giocata. Perciò penso che la visione, il capire prima quello che succede, è una cosa fondamentale. Bruno, vuoi intervenire tu su questa disamina? Beh, ma l'ha detto molto bene. È chiaro che se uno riesce a prevedere prima le mosse e degli avversari e dei compagni, ha un grosso vantaggio. Guirino, in che ruolo giocavi da atleta? Io? Sì. Fine dicitore. Alla Bruno Nobili giocavo. Alla Bruno Nobili. E invece sul centrocampista quali sono le tue? Ha ragione, la visione di gioco soprattutto. Visione di gioco, tenuta fisica, perché oggi purtroppo il calcio è cambiato. Non era come ai tempi miei o ai tempi di Bruno, quando se eri bravo tecnicamente riuscivi. Oggi non basta essere bravi tecnicamente, oggi devi avere fisico, devi avere corsa, devi avere tutto, e soprattutto visione di gioco, guardare con gli occhi dietro. Quindi Pirlo, perché era Pirlo, sapeva già come arrivava la palla, sapeva a chi la doveva dare e come la doveva dare, quindi quella è una dote che non si può comprare. Mister D'Alessio, come insegnate oggi a fare centrocampisti? Beh, diciamo che cerchiamo non di allenare un ruolo specifico, ma cerchiamo di dare
a tutti, soprattutto in questa età. Cerchiamo di dare a tutti delle basi. Principalmente ciò che cerchiamo di allenare nel settore giovanile, come prima ha detto Filippo stesso, è la percezione di ciò che accade. Piuttosto che allenare le scelte, prima c'è tutta una percezione che tu acquisisci attraverso l'organo degli occhi. E quindi dopo, in base a quello che percepisci, devi essere reattivo a fare una scelta. Naturalmente quello che cerchiamo di allenare in loro è la comprensione del gioco, cioè io faccio un passaggio perché, faccio un dribbling perché. Se loro iniziano a capire adesso i perché delle cose, forse un giorno riusciranno ad avere qualcosa in più degli altri. Sentiamo il dirigente accompagnatore di Giacomo. Può capitare durante un allenamento di nominare Filippo Melegoni o comunque un altro giocatore come esempio? Lo fate questo con i vostri ragazzi? A me personalmente spesso è capitato di nominarlo, sarà che è un pallino per i ragazzi che vengono da un certo tipo di curriculum e di guardare soprattutto come sono cresciuti in base alle caratteristiche che ha detto Filippo stesso prima, e quindi la cura della tecnica in campo, ma soprattutto del riconoscimento del gioco, la percezione e il riconoscimento del gioco. Noi ne parliamo spesso con i ragazzi e visto che il Pescara ha tanti ragazzi di sicura prospettiva, giovani come Filippo in campo, ogni tanto nelle discussioni e dialoghi che avvengono li tiriamo fuori, senz'altro. Quindi un esempio per voi. Continuate con le domande, ragazzi. Buonasera Filippo, sono Stefan, voglio farti questa domanda. Tu eri sempre uno dei migliori o sei cresciuto nel tempo? Uno dei migliori, diciamo che sono sempre stato, diciamo, ogni tanto giocavo sotto età, sia con Nazionale che comunque all'Atalanta. Però non penso sia tanto il discorso di essere migliore, il discorso era che chi si impegnava di più, chi dava sempre il meglio di se stesso, non veniva mai rimproverato, diciamo. Se tu riesci sempre a dare il meglio di te stesso, sicuramente troverai un riscontro. Grazie. Prego. Poi? Buonasera Filippo, mi chiamo Alessio e volevo chiederti quanto è stato importante per un giovane calciatore come te il settore giovanile dell'Atalanta. Beh, diciamo che ancora oggi il settore giovanile dell'Atalanta è uno dei migliori, dei più ambiti d'Italia. E sicuramente ti insegnano molto, innanzitutto fuori dal campo come ci si comporta, addirittura noi ci controllavano le pagelle a scuola e perciò lo fanno. Anche a voi lo fanno? Giustissimo, giustissimo. E soprattutto comunque nasci, diciamo, ti insegnano fin da piccolino la tecnica, curare i gesti. Magari facevi un'ora d'allenamento dove ripetevi solo le finte, i passaggi, cose semplicissime, però la ripetitività del gesto, diciamo che ti aiuta, te lo ritrovi poi con l'andare dei giorni, perciò penso sia stata una cosa fondamentale per me. Grazie. Prego. Buonasera Filippo, sono Camillo e volevo chiederti quanto è stato difficile per te lasciare la tua città e la tua famiglia per seguire la tua passione? Allora, questa è una bella domanda, perché io all'inizio facevo molta fatica, per esempio quando facevo i tornei da piccolino, però appunto con l'Atalanta facevamo molti tornei, magari non in Italia oppure in delle parti d'Italia dove comunque dovevi spostarti e dormire fuori. L'inizio era un po' difficile così, però piano piano ti abitui, soprattutto anche con la nazionale. Ormai è un paio d'anni che magari 2 settimane al mese stai via a dormire. Perciò diciamo che non è stato così traumatico, mi sono abituato prima e sono riuscito ad adattarmi. Grazie. Prego. Buonasera Filippo, sono Francesco e volevo chiederti come ti senti prima di una partita? Allora, prima di una partita sicuramente molto concentrato, magari ascolto un po' di musica per caricarmi, diciamo. E io sono uno che, diciamo, cura appunto, come dicevo prima, il minimo dettaglio, perciò ripeto le cose che faccio solitamente, magari un po' di ginnastica prima, un po' di stretching prima, poi esco sul campo. Diciamo che sono abbastanza impostato su quello che faccio prima di una partita, in modo da arrivare sempre con la tensione e la carica giusta. Sempre le stesse cose anche per scaramanzia fai sempre? No, beh, scaramanzia poca, però diciamo che non cambio raramente ciò che faccio. Buonasera Filippo, sono Matteo e ti volevo chiedere cosa hai provato al tuo primo gol in carriera? Allora, come dicevo prima, è una forte emozione, diciamo che
poi è bello perché è stato un gol un po' un tiro da fuori, comunque mi ci alleno molto. Perciò è stata anche una soddisfazione personale perché ho capito che allenandomi su quel tiro, alla fine me lo sono ritrovato in partita. Ed è stato non più facile del solito, però era un gesto che conoscevo già. Perciò, avendolo allenato, mi è uscito bene e sono riuscito a segnare. Contro chi giocavi? Perugia. Ah, col Pescara parliamo, il gol con Pescara. No, invece il tuo primo gol, forse lui chiedeva il primo gol in assoluto con il Pescara? No, in assoluto. In assoluto? Te lo ricordi? Piccolino, però... Vabbè, ci pensiamo, ci pensiamo. Intanto, questo tuo rapporto con Pillon, che dall'inizio ha creduto in te? No, per me è stato molto importante perché mi ha dato subito fiducia. Poi c'è stato un periodo dove non ho giocato per un po' di partite, però penso che anche quello mi sia servito. Io cerco sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno. Perciò ho fatto un po' di carattere, comunque ti serve anche quello, e mi sono fatto trovare pronto nelle partite che poi mi ha chiamato in causa. Bruno, secondo te che cosa ha conquistato Mr. Pillon di Filippo Melegoni? Vedi, lui si vede che è un ragazzo serio e concentrato sulla professione che sta facendo, per cui non può senz'altro che piacere a un allenatore un ragazzo che si comporta in questo modo, che agli allenamenti è sempre concentrato, attento e fa quello che deve fare, che poi è il suo mestiere ormai. Per cui questo conquista l'allenatore. Guerino? Beh, sentendolo parlare sicuramente è un ragazzo molto maturo, sicuramente molto più dell'età che ha, per cui credo che questo abbia conquistato l'allenatore, poi la serietà negli allenamenti, perché lui dice si allena anche a casa, giustamente Cristiano Ronaldo è un esempio. Chi è il tuo esempio attualmente? Quanto riguarda questo tipo di cose, appunto Cristiano Ronaldo. Poi, mentre il idolo dell'NBA, ad esempio Kobe Bryant, che anche lui, comunque, ho letto i suoi libri così, lui appunto aveva questo culto dell'allenamento, sia prima che dopo l'allenamento, lui si allenava 3 volte al giorno. Quindi dici, se l'hanno fatto loro, perché non posso provare anch'io. Quindi sei molto morigerato anche rispetto alla vita pescarese, non ti fai rapire dalla movida, Pescara c'è da divertirsi. Sì, sì, è vero, però tempo al tempo, quando è giusto. Il giusto. Esatto. Un esempio anche questo, vero mister? Un ragazzo così attento alla sua, anche alla sua vita privata, sempre per rendere al meglio sul campo. Sì, sicuramente poi lui sa anche divertirsi con gli amici in maniera sana, io anche con loro parlo, con i ragazzi di questo, che alla fine ci sono dei momenti in cui bisogna anche staccare la spina, essere spensierati, però soprattutto nella loro fascia d'età le amicizie possono delle volte anche farle andare fuori dai binari, quindi devono essere forti, avere la personalità giusta anche per saper scegliere con la loro testa, anche saper dire dei no in determinate circostanze. Ci sono dei piccoli sacrifici per raggiungere poi un loro sogno. Adesso hanno il tempo per provarci, poi quando saranno più grandi purtroppo no, quindi devono capire bene le priorità che hanno nella vita, senza mai tralasciare il divertimento e la spensieratezza. La domanda anche al dirigente Di Giacomo, parlavamo prima delle pagelle, anche voi le controllate, come le controllavano a Filippo? Decisamente, le controlliamo così come li monitoriamo costantemente, spesso ci capita di andare in trasferta con loro per il campionato che stiamo svolgendo e ne parliamo anche di pari passo sugli obiettivi scolastici e sull'andamento. Certamente insieme al responsabile della scuola calcio controlliamo le pagelle, perché chi sa solo di calcio non sa nulla di calcio, effettivamente. Io dico sempre questo a loro, mutuando un po' una frase detta da un allenatore importante, e quindi assolutamente... È una tensione da avere sulla scuola in primis. Ci vediamo subito dopo la pubblicità. E torniamo a Cuccioli e Campioni per altre domande dai nostri ragazzi. Vai. Con che spirito affronterete il Livorno?
Sicuramente stiamo preparando la partita al meglio, perché siamo in una buona posizione in classifica e dobbiamo cercare di arrivare dove tutti vogliamo. Grazie. Prego. Come state preparando tatticamente la partita con Livorno? Ah, va proprio nel dettaglio tecnico. Mister ci tiene un sacco alla tattica, infatti diciamo che facciamo sia il giorno di rifinitura che il giorno prima, prepariamo molto bene la loro formazione, come giocano e i vari schemi, perciò diciamo che su riguardo questo siamo molto preparati. Grazie. Prego. Vai. Dopo la partita con la Cremonese, che non è stata molto esaltante, magari il morale può essersi anche un po' abbassato. Ora il Livorno è anche un buon motivo per rialzare il morale. Sì, io mi hanno insegnato da piccolo un allenatore che bisogna sempre voltare pagina, sia che tu faccia una grandissima partita, che tu faccia 3 gol, o sia che tu magari fai una partita discreta, magari il morale, sì, ci sta che vada un po' giù, sei un po' giù di morale, però appunto devi sempre voltare pagina e prepararti, appunto come hai detto te, rialzarsi nella partita dopo, perciò dimostreremo che comunque siamo un'ottima squadra. Come avete reagito a questo pareggio? Come, in che termini ne avete parlato poi? Beh, certo, ci è andato un po' stretto, diciamo, anche se la Cremonese, cioè a dire che secondo noi non è una squadra che merita la posizione che ha in classifica, nel senso è un'ottima squadra, e diciamo che loro sono stati bravi a chiudersi dietro e noi siamo riusciti appunto a segnare, però ora siamo pronti a reagire. Quale reazione ti aspetti dal Pescara, Bruno, in questa partita al picchi? Ogni partita va archiviata, devi tirar fuori magari i problemi che hai avuto, cercare di superarli, però ci può stare, nell'arco di un anno succede. Forse è anche bene, perché dopo una partita non molto bella hai voglia di farne una migliore, per cui penso che a Livorno sarà senz'altro un altro Pescara. Guerino Diomede? Beh, io credo che non si può giocare sempre al massimo, ovviamente, è impossibile. Comunque bene anche nelle partite in cui si gioca poco bene portare a casa almeno qualcosa, e questo ha fatto il Pescara domenica, anche perché la Cremonese non ha assolutamente demeritato, ha fatto una buona partita, è stata anche molto pericolosa in avanti, quindi io credo che alla fine il punto è meglio tenerselo stretto. Sentiamo mister D'Alessio. Beh, lui, Filippo, dice una cosa saggia, che è quella di la capacità di voltare pagina. Spesso, anche parlando con i ragazzi, dopo una brutta partita c'è la tendenza a abbassare l'autostima, oppure dopo una bella partita a alzarla troppo. Bisogna sempre mettere un punto e andare a capo, prendere gli aspetti positivi, prendere gli aspetti da migliorare, e poi c'è il campo che aiuta proprio in questo. Penso che la maturità di un giocatore di questo livello è proprio lì. Ci sono giocatori fortissimi tecnicamente che poi hanno una mentalità forse perdente, ed ecco che una mentalità vincente in un settore giovanile può essere allenata, che non significa allenare alla vittoria, ma allenare una mentalità basata sulla capacità di non avere alibi, non credere nella fortuna, e capire che ogni cosa può essere decisa da me stesso. E sentiamo il dirigente accompagnatore. Voi non so se commentate settimanalmente i risultati del Pescara, però alla luce di questa anteprima che avete vissuto insieme, poi la prossima appuntamento in campo potete commentare insieme, vi prendete questo impegno di ricordare la vostra partecipazione e raccontare come ha giocato il Pescara con il loro commento. Lo commenteremo domenica mattina, dai, in trasferta siamo impegnati questa domenica, la partita del Pescara è precedente, quindi sicuramente... No, la partita del Pescara è successiva. No, sabato. Domenica. Alle 4. Quindi dovrete commentarla l'allenamento successivo. Nell'allenamento, nel pomeriggio, nel rientro, scusate. Bene, continuiamo con le domande. Continuiamo. Come consideri lo staff tecnico del Pescara? Questa è una domanda interessata. Interessata. Sì, perché abbiamo visto prima che lui è il figlio, lo vogliamo ripetere, di chi è tuo papà?
Manuale Pesoli. No, benissimo, soprattutto con... io mi trovo bene con tutti, sia lo staff medico che lo staff inteso come allenatore e tutto. E appunto per quanto riguarda appunto tuo padre mi trovo bene perché diciamo noi ci fermiamo sempre a parlare o a curare gli aspetti a fine allenamento. Per esempio anche oggi a fine allenamento ci siamo messi a fare un'esercitazione tecnica appunto per i centrocampisti. E con lui è un buonissimo rapporto perché appunto discutiamo sempre su quello che riguarda il centrocampista. Grazie. Prego. Bene, salutiamo anche Manuele Pesoli che è stato ospite qualche settimana fa di Cuccioli e Campioni. Altre domande ragazzi? Non ci sono altre domande, però io volevo chiederti una cosa. Il Pescara è in fase di mercato, tu non sei al momento oggetto del mercato invernale, però si è parlato di tante società interessate a te, come la Juventus, il Milan, l'Inter, il tuo ritorno possibile anche all'Atalanta. Sei contento o ti dispiace un po' di venire a Pescara? No, io penso che ora il percorso più giusto da fare sia appunto questo qui a Pescara, di fare esperienza, di giocare più partite possibili e se potrò dimostrare di fare bene e successivamente si riparlerà di tutte queste voci. E di queste grandi società dove ti piacerebbe andare a finire? Beh, puntando alla vittoria, la Juve, visto che hai parlato di Ronaldo, di Zidane. Esatto, sì. Dove sarà secondo te, Guerino, il futuro di Melegoni? Non squadra specifica, ma sarà un futuro in Serie A, all'estero? Quest'anno sicuramente gli conviene rimanere qui a Pescara e continuare l'esperienza che sta facendo, quindi formarsi bene in una Serie B ad alti livelli, perché Pescara sta facendo una Serie B ad alti livelli. Nel futuro io gli auguro tutto il bene del mondo perché è un ragazzo che merita veramente di arrivare in una grande società. Sei d'accordo, Bruno? Sì, sì, ma abbiamo detto, abbiamo sentito la maturità che ha, però io credo che debba ancora dimostrare e per cui le voci di mercato eccetera è meglio che non le ascolta per niente, ma pensa a fare quello che sta facendo con impegno eccetera, poi quello che verrà verrà. Bene. Cosa augurate a Filippo Melegoni? Beh, vabbè, al di là della carriera calcistica gli auguro una vita felice, quindi questo è il mio augurio che ti faccio. E un piccolo consiglio che sento di darmi è coltivare il qui e ora, quindi non pensare né a quello che è stato ieri né a quello che sarà, quindi pensa all'oggi che poi mattone dopo mattone potrai costruire qualcosa di importante. Ma che bravo, volete fare un applauso al vostro mister che sta dicendo saranno dei consigli così saggi, è così saggio anche con voi il mister sempre, sì? Invece sentiamo il dirigente. Sicuramente la costruzione del suo presente, perché a partire dal presente le cose verranno liberamente, quindi... Mi unisco al mister e gli auguro un presente felice che poi pian piano la vita si costruirà anche sul profilo calcistico, ma quello umano è sempre quello più importante perché determina poi qualsiasi uomo nella professione che va a incarnare. Bene. Belle parole, noi adesso cediamo la linea a Luca Teseo che è pronto per raccontarci tutte le novità dalle giovanili e dalla primavera nel TG Biancazzurro. Linea a te Luca. Iniziamo con il primo treno risultati, il campionato di Primavera 2, Lecce Crotone 2-1, vittoria del Benevento a Frosinone per 1-0, Lazio Foggia 5-0, Ascoli Perugia 3-0, Livorno Cosenza 1-3. La classifica, Lazio 26 punti, Pescara 22 insieme all'Ascoli e a Lecce, Livorno 17, Benevento 16, Frosinone 15, Crotone 12, Perugia 9, Foggia 6, chiude il Cosenza con 5 punti. Il prossimo turno, Crotone-Ascoli, Cosenza-Frosinone, Pescara-Lazio, Foggia-Lecce, Perugia-Livorno.
L'Under 17, Lecce Crotone 3-1, Palermo Cosenza 4-1, stesso risultato per Roma Benevento, vittoria del Pescara sul Frosinone per 2-1, Napoli vince ad Ascoli per 3-1, pareggio 1-1 tra Perugia e Foggia. La classifica: Roma 39 punti, 36 per il Napoli, Benevento 23, Palermo 21, Ascoli 20, Pescara e Perugia 17, 15 punti il Frosinone, 14 il Crotone e Cosenza, Salernitana e Lecce 12, chiude il Foggia con 11 punti. Prossimo turno: Crotone Ascoli, Frosinone Palermo, Benevento Pescara, Salernitana Lecce, Napoli Perugia, Foggia Roma. Ed eccoci all'appuntamento con il giovane protagonista di questa settimana, Matteo Di Stefano. Ciao, ciao. Benvenuto a Cucci dei Campioni. Dimmi che non sono bravo, che c'è di meglio. Dimmi che non sono in grado, non sono sveglio. Stiamo registrando questo nostro speciale alle 20:13 perché siete appena rientrati dal Delfino Training Center, quindi una giornata intensa è stata oggi. Sì, è stata una giornata molto intensa perché stiamo preparando un'ottima partita che abbiamo domenica contro una squadra difficile. Quindi è tosta questa settimana. Prova a dirmi ancora che mi dovrei rendere, ma guardo su. Sono qui da 4 anni, ho giocato 7 anni a Teramo, poi ho fatto svariati provini con delle società professionistiche Serie A e Serie B. Dopo 5 provini che ho fatto sia a Pescara mi hanno preso. Senti, ci spieghi un po' come funzionano questi provini, cioè cosa avviene? Tu sei una società e poi... Sì, ti chiamano, vai nel centro sportivo del Finning Center, io sono venuto, dopo 5 provini mi hanno preso. Quindi chi è che ti ha provato? Sono Di Battista? Di Battista è direttore del GD. Tu sai che Di Battista è un grande talent scout? Sì. Infatti per me è un secondo padre, sono cresciuto con lui, mi ha sempre dato consigli su come crescere sempre di più. Il vostro vivere insieme, descrivicelo. È stupendo, siamo una famiglia ormai, viviamo ogni giorno insieme, per me sono come dei fratelli. Mentre il rapporto con il direttore Geria, che ha una notevole esperienza nel settore. Il direttore è molto severo. Ad esempio? Niente, vuole che seguiamo giustamente, rispettiamo le regole ed è giusto così. Quali sono le regole, ad esempio? In convitto e poi? In convitto, rientrare in camera prima delle 11, fare poco casino se non disturbiamo i vicini qui accanto. Stare in camera e non dare fastidio agli altri. Senti, il presidente viene mai? Sì, ci viene a trovare raramente, però quando viene. E quando viene che ti dice? Ci dà consigli sul come arrivare un giorno nei top club o in prima squadra. Ma il presidente è severo come Geria e Di Battista oppure un po' più morbido? Un po' più morbido. Mi ritengo molto fortunato di essere una società come Pescara e faccio di tutto per dimostrare che qui ci posso stare. Se non ti alzi quando cadi, mai nessuno qui ti aiuterà. Senti, c'è una domanda che ti aspettavi che non ti ho fatto? Che mi aspettavo e non mi hai fatto, che come ci si arriva preparati la domenica alle partite? Allora diamo una risposta. Allora, io personalmente non mollo mai, cerco sempre di arrivare alla partita concentrato, ascolto sempre il mister, quello che lui vuole, perché ci dà molti consigli su come arrivare giustamente alla partita. Nel 2017 ho realizzato il mio piccolo sogno di indossare la maglia degli azzurri. E com'è stato? Un'emozione indescrivibile. Solo tu sai come finirà. Ciao a tutti e forza Pescara. I risultati del campionato Under 16: Crotone Lecce 2-0, Frosinone Pescara 2-1, vittoria della Roma Napoli per 2-1, Cosenza Salernitana 2-2, Benevento Ascoli 3-1, Foggia Perugia 2-2. La classifica: Roma e Benevento 37, Frosinone 27, Napoli 26, Ascoli 21, Palermo 20, Crotone 19, Salernitana 18, Cosenza 15, Pescara 10, Foggia e Lecce 7, Perugia 6 punti.
Il prossimo turno: Perugia, Benevento, Lecce, Cosenza, Roma, Crotone, Pescara, Foggia, Palermo, Frosinone, Ascoli, Napoli. Under 15 a Crotone, Lecce batte Crotone 1-0, Napoli Roma 1-0, Frosinone Pescara 3-0, Cosenza Salernitana 3-1, vittoria dell'Ascoli a Benevento per 3-0, Foggia Perugia 0-2, Napoli al comando con 34 punti, Frosinone 33, Roma 32, Palermo 25, Perugia 24, Pescara 22, Benevento 18, Salernitana 16, Lecce 15, Ascoli 14, Cosenza 8, Crotone e Foggia 6 punti. Il prossimo turno: Perugia, Benevento, Lecce, Cosenza, Roma, Crotone, Pescara, Foggia, Palermo, Frosinone, Ascoli, Napoli. Campionato delle Delfine Biancazzurre: Aprilia Racing Salento Woman 3-9, Apulia Trani Chieti 1-1, New Team San Marco perde in casa con il Napoli per 14-0, vittoria esterna della Ludos a Pescara per 4-0, vittoria del Grifone Giallo Verde a Sant'Egidio per 3-2 e Papa Virtus Napoli Potenza Calcio 18-0. Il Napoli al comando con 30 punti, Salerno Woman 28, Ludos 27 insieme al Grifone Gialloverde, Sant'Egidio 15, Pescara 14, Papa Virtus Napoli 13, Apulia Trani 11, Aprilia Racing 10, Chieti 9, Nitin San Marco 4, chiude il Potenza con 0 punti. Il prossimo turno: Apulia Racing Napoli, Apulia Trani Ludos, Pescara Salento Woman, Potenza Calcio Chieti, Sant'Egidio Nitin San Marco, Papa Virtus Napoli, Grifone Giallo Verde. E dunque si conclude qui l'appuntamento col TG Biancazzurro di questa settimana. Vi ricordo che è possibile seguirci ovviamente nella prima uscita di Cuccioli e Campioni su Rete 8 Sport, ma anche su tutti i nostri social, Pescara Calcio su Facebook, e naturalmente non dimenticate Delfino Channel su YouTube, il canale ufficiale della Pescara Calcio, dove ci sono tutte le dirette delle partite delle giovanili del Pescara. È tutto anche per questa settimana, un saluto a te e ai tuoi ospiti e come sempre, forza Pescara! Grazie a Luca Teseo e ad Alceo Tontoronati per le riprese. E siamo alle ultime battute con Filippo Melegoni, ospite del Pescara a Cuccioli e Campioni questa sera. Ricominciamo. Da te vai con la domanda. Come andava a scuola? Io a scuola andavo bene, infatti mia mamma contentissima, solo che piano piano gli impegni calcistici si sono un po' accavallati, perciò ho dovuto cambiare indirizzo, facevo ragioneria e sono passato a scienze umane e, come avevo promesso ai miei genitori, ho finito la scuola e mi sono diplomato. E la tua media dei voti qual era? Alla fine mi sono diplomato con 65, però già prima, per esempio, alle medie così, un buon 9-8. Quindi alla loro età tu avevi 9-8. Vedete ragazzi, un esempio da seguire. Altra domanda. Qual è la cosa che ti piace di più di Pescara? Pescara mi piace il cibo e il clima. Io sono abituato a Bergamo, dove c'è un clima molto, diciamo, più rigido, più freddo. E qui invece si sta molto bene. Il cibo che cosa in particolare ti ha conquistato? Pescare gli arrosticini, ecco. Era una domanda tendenziosa perché immaginavamo che fosse quello. Altra domanda? Che tipo di alimentazione segui? Arrosticini. A colazione, a pranzo e a cena. L'alimentazione, sto seguendo una dieta tramite il nostro nutrizionista Rodolfo Bronzi, quale è basata su, diciamo, un grosso apporto di proteine. Però diciamo che cerco sempre di, cioè, vita sana, comunque anche a dormire presto, svegliarmi presto. E per quanto riguarda il cibo, sempre tutte cose biologiche, integrali, tutte comunque cose molto... Ecco, gli arrosticini quante volte li mangi a settimana? Massimo, quindi morigerato anche sugli arrosticini. C'è il mister che vuole fare una domanda. Volevo chiedere, oltre alle competenze tattiche e tecniche, cosa deve avere per te un bravo allenatore? Secondo me una cosa importante, che mi sono ritrovato con vari allenatori, è il saper parlare, la comunicazione con i propri giocatori. Secondo me, se riesci a creare un buon rapporto,
riesci anche magari a farti ascoltare meglio, a farti non rispettare, però si crea comunque quel legame dove un giocatore tende a fare il meglio per poter far felice il proprio allenatore. Gli obiettivi del Pescara quali devono essere, visto che non bisogna esaltarsi, però comunque siete in una situazione di classifica più che positiva? Beh, io non vorrei sbilanciarmi troppo, però vedendo come siamo in classifica, la squadra che abbiamo, le nostre intenzioni comunque sono quelle di puntare il più alto possibile, perciò non voglio sbilanciare, dire una promozione, però noi ci crediamo e puntiamo a quello. Bruno, secondo te, ecco, io giro questa domanda a te, in questo momento il Pescara, ma secondo che cosa me il Pescara è l'organico e lo staff tecnico eccetera per puntare ai playoff. Poi dopo è chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna e tutto il resto, però abbiamo la possibilità di arrivare ai playoff. Poi sai, dopo quando arrivi ai playoff è un'altra musica, però intanto penso che ci possiamo arrivare. Guerino Remere? Pescara è una squadra giovane, una squadra che sta facendo molto bene secondo me, e sicuramente può arrivare ai playoff. Sicuramente c'è qualche squadra più forte del Pescara, come almeno sulla carta, come uomini e quant'altro. Però il Pescara sta facendo la sua figura e io credo che ai playoff possa arrivare tranquillamente. Mister D'Alesio, e sentiamo anche il dirigente di Giacomo. Sì, sicuramente il mio augurio è quello di arrivare più in alto possibile. È una squadra giovane, la cosa bella di quest'anno, quello che ho potuto vedere da fuori, è che è un gruppo di ragazzi uniti, quindi questo potrebbe fare la differenza alla lunga. Sentiamo. Io mi unisco al pensiero del mister Nobili, però mi permetterei di esaltare la componente gestionale, che in questo momento della stagione sta essendo importante, quella componente gestionale del mister Pillon e di tutto il suo staff. Non è da poco in questo momento della stagione trovarsi lì dove siamo, e quindi c'è da continuare su questa strada. Ragazzi, per finire un augurio, un vostro augurio a nome di tutti, che lo fa Alessio, per il nostro ospite Filippo Melegoni. Filippo, io ti auguro una vita felice e una carriera calcistica splendida e piena di emozioni, e vorrei che in futuro andassi a giocare alla Roma. Grazie mille. E questo era... Bravo Alessio, era un po' personale questo augurio, invece tutta la squadra dove lo vorrebbe vedere? Dove vorreste vederlo? Anche tutti alla Roma o c'è qualcuno? Juve, Inter, Milan... Secondo me i colori giallorossi stanno bene addosso. Stanno bene i colori giallorossi addosso, insomma, è convinto. Bene ragazzi, grazie, ci avete anche fatto sorridere in questo finale, non che è inutile che chiediamo, tanto sappiamo che lui vorrebbe un futuro bianconero, quindi tra tutti questi colori che hanno suggerito, sappiamo già qual è la tua risposta. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Cuccioli e Campioni, ringraziamo gli esordienti 2006, ragazzi fatemi un applauso, siete stati bravissimi. E ringraziamo per aver partecipato, come sempre, Bruno Nobili, che ritroveremo tra una settimana, Guerino Riomede, grazie a mister D'Alessio, grazie al dirigente accompagnatore Mario Di Giacomo e naturalmente grazie a Filippo Melegoni, in bocca al lupo per la partita di dopodomani, grazie ai nostri tecnici, a Roberto Cherchi, a Danilo Cinquino, grazie ad Andrea Di Fabio in regia. Io volevo fare un ringraziamento particolare ad Angelo Londrillo, che ogni settimana è preziosissimo per il coordinamento degli ospiti di questa trasmissione. Poi ringrazio anche il Mucciante Group con Massimo Mucciante, Alceto Tononati e Luca Teseo per il contributo a questa trasmissione, naturalmente a Massimo Profeta. Grazie a tutti voi per averci seguiti, ci vediamo tra una settimana a Cuccioli e Campioni su Rete 8 Sport. Buonanotte.